Nasce questo nuovo ITS dedicato al turismo, di cosa si tratta? Sì, è un istituto tecnico superiore di alta specializzazione con un forte taglio pratico, quindi permetterà un facile inserimento nel mondo del lavoro, quindi volevamo dare questo segnale all'Abruzzo, che è una regione con una forte vocazione turistica. Si tratta dell'unico ITS Turismo e Cultura per l'Abruzzo e quindi sicuramente ci vogliamo puntare come Regione Abruzzo perché vogliamo formare i ragazzi affinché possano dare un'offerta anche ai tanti turisti che speriamo arrivino in Abruzzo. Chi potrà accedervi e quali sono gli sbocchi professionali? Allora, già è stato fatto un avviso, c'è una cordata di partner formati da diversi istituti che adesso devono creare una fondazione. Avrà sede legale a Mociano Sant'Angelo, ma i corsi potranno essere fatti in tutta la regione Abruzzo perché deve avere un respiro ad ampio raggio, perché coinvolge l'intera regione. Sarà rivolto ai tanti ragazzi che dopo le superiori non vogliono fare l'università, ma vogliono fare delle specializzazioni in materia turistica da ogni punto di vista, quindi specializzati nella ricevibilità dei turisti, ma anche nel marketing, soprattutto degli specialisti che riescono a mettere in sinergia il turismo montano con il turismo del mare, che sicuramente è una caratteristica che come Abruzzo abbiamo rispetto alle altre regioni che dobbiamo sicuramente potenziare.